Orlando Coia, ti hanno fatto un bel regalo di compleanno oggi, questa vittoria in 4 set, tirati e combattuti, però alla fine sono arrivati 3 punti. Sì, 3 punti importanti, un bel regalo da parte delle ragazze, siamo tutti contenti. Basilisco ci ha messo in difficoltà, ha giocato bene anche se ha una classifica non buona. Penso che potevamo fare qualcosa in più, però alla fine ci sta tutto. Che obiettivo si può porre il Solta in questo campionato? Pensavamo che a fine di girone di andata potevamo precisare un obiettivo. Penso che per adesso non dimostriamo neanche il 50% di quel che diamo in allenamento, e penso che già un bel obiettivo sarebbe dare in partita quel che proponiamo in allenamento, che a me piacciono molto e sono molto qualitativi. Uno. Secondo, penso che abbiamo visto tutte le squadre, il livello della C è buono, è una C equilibrata, belle squadre, buona pallavolo, penso che possiamo giocarcela con chiunque. È già un altro obiettivo giocarcela con chiunque e riuscire almeno a stare almeno dalle prime 5-6 posti. Infatti era un po' di anni che non si vedeva una Serie C così tirata, così equilibrata. Basta poco, insomma, per vincere o perdere dalla prima in classifica all'ultima. Sì, è molto equilibrata, è giocata, diciamo, sempre sul filo dell'anno, anche in set, per dire vinti e persi. Per dire, noi settimana scorsa abbiamo perso con un volano tra 2, 17 e 15, oggi sempre combattuta. Ogni partita propone delle realtà diverse, per dire qua a Basilisco c'è una squadra che batte benissimo proprio, infatti io ero sorpreso della qualità della battuta, e difendono tanto, perché c'è Volano, è una squadra che difende tanto, è tutto da giocare, molto bello comunque. In questo girone d'andata che idea ti sei fatto del livello di questa Serie C? Diciamo, ci sono delle squadre che propongono degli elementi giovani e delle squadre che hanno delle realtà ben consumate, diciamo, tante mie ex giocatrici. Penso che manca, perché tante ragazze che io vedo che possono giocare tranquillamente in B, manca quel tipo di lavoro che gli dà quella, perché anche la squadra mia ha le stesse problematiche, quella poca di convinzione, quella poco di lavoro qualitativo che possono giocare tranquillamente anche a livelli più alti. Ma c'è ancora così enorme, così grande il distacco fra la Serie C e i livelli più alti, questa B2 ad esempio? Penso che la C tecnicamente non è inferiore alla B, almeno la B che vediamo attualmente. Manca un po' di questione, manca un po' la preparazione fisica, noi facciamo, e penso che anche qualche squadra lo fa, però ci sono tante squadre che fanno pochi allenamenti, più mantenimento che lavoro vero e proprio, e raccolgono delle partite, diciamo, se tu squadre come Molveno e Argentario gli proponi un lavoro fisico importante con un po' di qualità, diciamo, riesci anche a batterle, però attualmente tutte le squadre hanno delle problematiche tecniche, hanno giocatori inesperti o giocatori, per dire, fuori ruolo, come capita a noi, che loro e le altre approfittano, però di base c'è un bel movimento, ci sono diverse realtà. Penso che una C, per arrivare a far meglio, sicuramente deve proporsi in tipo modo diverso di allenarsi, perché si allenano poco e male, poco, soprattutto poco, diciamo, dai. Tra le varie squadre e giocatrici che avete incontrato finora, c'è qualche squadra, qualche giocatrice che ti ha piacevolmente impressionato finora? Ma ci sono diverse che mi piacciono, per dire, mi piace la pareggiatrice del Jodler, che penso che è un bel fisico, anche la pareggiatrice del C9 non mi dispiace, comunque come livello di pareggiatori ci sono tanti interessanti, già con tipo Melone è una grande pareggiatrice, no? Ci sono tante realtà di pareggiatori, veramente Sega del Volano, bel grande pareggiatore, lo stesso dell'Argentario, la Foresti. Invece come giocatori, io infatti parlavo più dei giovani, per dire loro anche hanno l'opposto, anche se piccolina, dei bei colpi da seconda linea, interessante, no? L'altra giocatrice che mi piace molto, anche l'opposto del Neugres, una bella giocatrice, un bel modo di lavorare molto importante, no? Perché già Neugres mi piace molto come impostate la squadra, per questo
a bei giocatori è interessante modo di giocare, perché io ti dirò, vedo, approfitto anche su questi livelli, è un altro mondo che si apre, mi interessa molto. Vuol dire, noi abbiamo la centrale nostra che è molto giovane, che è la Giorgia, che ha fatto un crash, Giorgia e Nardelli, sono due giovani veramente interessanti, diciamo con buone prospettive, hanno 18-19 anni, giocatrice buone, propone anche il pergine delle belle giocatrici. Adesso non mi viene in mente tutto, però ci sono tanti giocatori, per dire, altre squadre, Cinove l'ho già detto, comunque ci sono diverse che adesso, se ci penso, sono due centrali della Vis, bei fisiconi, interessanti, no? Lì c'è anche la Wetz, che è un'opposta che in teoria doveva sfondare, anche lei è rimasta un'eterna promessa, penso che anche lei può dare molto di più alla squadra. Da allenatore è più divertente una B1 come quella dell'anno scorso o una C come quella di quest'anno? Ma diciamo, qua viviamo la giornata, là abbiamo delle certezze, qua io ti dirò, a me dispiace, mi fa piacere per la società Soltri, che è una società che sono dei grandi amici, e per le ragazze che devono raccogliere assolutamente, le ho detto, io voglio assolutamente che voi raccogliete quel che state seminando, perché il lavoro è importante, ci sono delle situazioni al momento molto interessanti, però non riusciamo a trasformare in partita, per questo è un rammarico mio. Sicuramente qua è molto più incerta la situazione, lì l'anno scorso era tutto, cioè viaggiavamo su certezze importanti, no? Qua bisogna inventare il tempo, il cambio per distrarre l'avversario, non so, per fargli sbagliare la battuta, è tutto un altro mondo, è molto, diciamo, più improvvisato, no? Però è divertente anche questo, da un lato, per un anno almeno, cioè sarebbe... Allora, visto che dici per un anno, la domanda che ti devo fare è scontata, l'anno prossimo che fai? Ma vediamo, adesso io con Tonetti e Postalo ho un'amicizia di lunga data, allora se loro si mettono sul campo sicuramente non li posso lasciare da soli, adesso vediamo, perché è tutto ancora... Già l'anno scorso avevamo delle certezze, è andato a finire male, ma quest'anno io sono al Soltri e mi godo il Soltri, poi si vedrà.